Noi siamo un gruppo che è nato circa una dozzina di anni fa da una costola della Pirelli Cavi, in quest'area storicamente da 100 anni. Abbiamo deciso di costruire un headquarter nostro. L'edificio precedente era un unico blocco. Immaginate, questo edificio era una fabbrica che sembravano tante casette del Monopoli accostate. Abbiamo incominciato a togliere, creando degli spazi per portare la luce all'interno. E abbiamo utilizzato gli spazi scoperti come delle serre bioclimatiche utilizzate come spazi destinati alle riunioni informali, al relax e a degli elementi di connessione fra i vari blocchi. A un certo punto abbiamo deciso insieme di non avere uffici chiusi. Capite che non avere muri implica un grossissimo vantaggio dal punto di vista della luminosità, soprattutto della luce naturale. La luce non è stata, come tutta l'impiantistica, introdotta alla fine, ma è stata pensata man mano che si sviluppava il progetto architettonico. Il tema della luminosità è stato un elemento assolutamente dominante e quindi siamo riusciti, tramite un'illuminazione intelligente, a gestire questo aspetto in modo molto soddisfacente. La luce è graduata su una quantità di luce necessaria per l'uso normale degli spazi e sono previste una task light per arrivare ad illuminamenti dedicati. Poi abbiamo gestito la luce artificiale in maniera bionivoca con la luce naturale esterna. Quindi viene incrementata in periodi dell'anno o in periodi legati alle condizioni climatiche esterne, ma non è una luce statica, è una luce che varia, quindi serve oltre a risparmiare anche a dare una vivibilità migliore alle persone perché consente una maggiore attenzione nelle persone che stanno lavorando. Abbiamo avuto necessità di creare corpi illuminanti speciali, ma abbiamo lavorato su un sistema di corpi prodotti normalmente, ma sapientemente distribuiti e pensati per avere l'effetto luminoso desiderato. Le serre usano la luce artificiale solo di notte o solo nei periodi dell'anno in cui la luminosità scende in maniera vistosa. Normalmente il daylight, come cosiddetto, è prevaricante su tutto il sistema generale. Di notte questo rapporto si modifica e la luce diventa un supporto che valorizza l'edificio. Abbiamo poi immaginato questo edificio come uno spazio per le persone e quindi che avesse delle caratteristiche anche di qualità del vivere delle persone stesse. Noto uno spirito differente nelle persone, c'è più senso della collaborazione, no? Anche tranquillità da un certo punto di vista. La luce è protagonista senza dover essere protagonista al corpo illuminante. Il concetto che noi utilizziamo nel progetto è che la qualità dello spazio va oltre la qualità dell'oggetto che lo rappresenta.